impegnati per controllare il mondo. Ringrazio tutti per essere. Ciao Ciurma Vegan, oggi siamo alla 65esima mostra venatoria di Diano Marina. Io, a me stava piacendo lui. I canarini? Io volevo prendere uno o due pappagallini. Per vedere i femmini. Tagli il rosso sul maschio. Così ti piace? Allora, maschio questo. Se no c'è. Ma colore uno. Scusa un attimo, c'è una la vola la signora, questi qua quindi c'è una e quella lei. Quale voleva lei? Non è possibile. Sì, dai, ma dai, ora. Ti dico, le opzioni sono quelle che la mia. Lei è favorevole o contrario alla caccia? Contrario. Contrario. Perché animali, animalista un discorso, ma tenerli il meglio possibile, ma cacciarli. Nel senso che tipo i cinghiali è un discorso che è un po' più serio. Quando sono invasivi così, ma la caccia libera in genere no. Cosa pensa delle numerose persone che nel corso degli anni si sono schierate contro la caccia e che hanno fondato anche associazioni, penso ad esempio a quella fondata nel 2007, Associazione per le Vittime della Caccia, che quindi danno voce alle vittime umane e non umane che hanno perso la vita nel corso degli anni a causa della caccia? Il fatto che perdono la vita è molto grave, quindi andrebbe un po' regolamentata meglio sta cosa, perché non si può rischiare la vita per una passione, perché poi è una passione chi è cacciatore. Legittimamente, perché le leggi lo permettono, però andrebbe regolamentato diversamente. Secondo lei uccidere degli animali può essere considerata una passione? No, uccidere no. Selezione, come dire, mi riferisco sempre al problema adesso dei cinghiali. Quella è un genere di caccia, mentre invece la caccia, perché si libera come tradizionalmente, c'è un fattore economico. Certamente. Sfruttano il fattore, la passione, perché naturalmente è una tradizione atavica, sfruttano questa cosa per una cosa economica. Secondo lei non si potrebbe pensare anche di cambiare la tradizione, visto che tante cose si cambiano nel tempo, no? Cambia, e quindi, come dire, assecondare i cambiamenti in positivo. È venuta qua per qualcosa in particolare, comprare qualcosa? No, ci siamo fatti un giro con i bambini, abbiamo visto gli uccellini, comunque veniamo sempre. Lei è favorevole o contraria alla caccia? Io contraria in generale, però ognuno è libero di scegliere quello che vuole. Vi saluto perché devo andare a casa. Certo, volevo soltanto chiedere quest'altra cosa. Secondo lei uccidere o non uccidere qualcuno è una scelta personale, una passione come un'altra, uno sport come un altro? No, beh, uccidere no. Siete quindi contrario o favorevoli alla caccia? Dipende. Dovresti parlare con mia mamma che è attiva su questo tema. Sei contraria? No, ditemi voi, mi interessa che siete giovani. Mi interessa che siete giovani. Siete favorevoli o contrari? Contro la caccia. Tu? Dipende dalle situazioni, però più contro ovviamente per salvare gli animali. Cosa pensate del numeroso, delle tante persone che nel corso degli anni si sono schierate contro la caccia, dando voce quindi a tutte le vittime umane e non umane, perché perdono la vita anche molti umani per caso, no? Per sbaglio durante la caccia, quindi fondando anche associazioni come, non so, Vittime della Caccia, che ha aperto, diciamo, i battenti per fare attivismo nel 2007? Io lascio la parola a lei. No, visto che mi hai detto che sei indecisa, cosa pensi di chi si schiera proprio contro la caccia? La caccia, beh, sicuramente avrà il suo parere, farà bene, è anche una buona causa per gli animali, per tutelarli e tutto qua. Secondo te ucciderli quindi è giusto o sbagliato? Sbagliato, ovviamente, però anche la nostra natura vuole il suo comunque alla fine. La nostra natura? Il nostro, cioè, comunque, la nostra anche alimentazione, tutto, cioè, un po' conta quello sicuramente, ma ovviamente
bisogna limitarsi nelle cose. Quindi pensi che ci sia un modo etico per togliere la vita a un animale innocente che non vuole morire? No, questo non lo so, sono domande. Uno non ci pensa di solito, sono domande che uno di solito non si pone, no? Magari non vedendo gli animali come vengono uccisi durante la caccia o durante quando sono nei mattatoi, uno non ci pensa, vero? Sì, è vero, comunque. Non siamo abituati a pensarci, forse. Giusto. Ti posso lasciare un volantino, magari te lo puoi leggere. Vieni qua, vieni qua, aspetta. Andiamo, sì, dai. Voi siete favorevoli o contrari alla caccia, quindi? Allora, io non sono né favorevole né contrario. Io sono un veterinario, mi occupo di animali selvatici, faccio le analisi. Non vado a caccia, però seguo i cacciatori, li faccio corsi di formazione, eccetera. Cosa pensa delle numerose persone che nel corso degli anni si sono invece schierate contro la caccia? Pensa ad esempio all'Associazione Vittime della Caccia, che è nata nel 2007, che testimonia le numerose vittime umane e non umane che hanno perso la vita nel corso degli anni. Pensa ad esempio a un suo collega, Paolo Tambini, che ha perso la vita nel 2008, medico veterinario omeopata, proprio perché è stato ucciso per sbaglio da un cacciatore. Cosa ne pensa? Ho un amico che è il dottor Viale, che è morto 2 anni fa, ucciso. Da un cacciatore? Da un cacciatore, un incidente di caccia. Gli incidenti di caccia si possono evitare facendo più formazione ai cacciatori su quello che è la parte della sicurezza. Convivere con gli animali selvatici nella nostra organizzazione civile, sociale, rende improbabile la possibilità di chiudere la caccia e di evitarla. E dico, il sindaco di Berlino, in città ogni anno consente l'abbattimento da 4.000 a 5.000 cinghiali. E sono cacciatori, siccome in Germania c'è pochi cacciatori, sono cacciatori professionisti pagati con le tasse della comunità. E secondo lei questo è giusto, quindi che vengano pagati con le tasse della comunità? Secondo me si potrebbe evitare se non ci fosse stato in Germania, come adesso c'è in Italia, questa demonizzazione dei cacciatori, che non ha un senso. Noi se non altro abbiamo gente che va a caccia e paga, mentre invece in altre nazioni sono costretti a pagare per risolvere problemi di animali urbani, perché vengono... Le campagne sono abbandonate, non ci sta più nessuno, e siamo andati a stare tutti nelle città, gli animali ci vengono dietro perché gli diamo da mangiare. Bisognerebbe non dargli da mangiare, questa sarebbe una cosa, non dargli da mangiare e cercare forse dei metodi alternativi, forse anziché sterminarli. Cosa ne pensa lei? Gli animali non sono liberi di essere selvatici? Gli animali sono liberi di essere selvatici sicuramente, ma dal mio punto di vista... questi animali devono essere anche controllati, bisogna avere informazioni sul loro stato di salute. La caccia è uno dei metodi. Poi torno a dirla, io non sono cacciatore. Più. Grazie, grazie mille. Non sparerai mai un animale. Voi siete favorevoli o contrari alla caccia? Indifferente, nel senso io non sono appassionato per la caccia e non mi danno fastidio, non è una cosa che non è caldo né freddo, diciamo. Anch'io la stessa cosa. Quindi cosa pensi ad esempio di tutte le persone che nel corso degli anni si sono invece schierate contro la caccia? Penso ad esempio, non so, all'Associazione Vittime della Caccia, che è nata nel 2007, che danno quindi voce a tutte le vittime umane e non umane che hanno perso la vita nel corso del tempo a causa della caccia. La caccia io non la conosco bene, è una passione, però ovviamente pensi che uccidere un animale che non vuole essere ucciso, indifeso, si possa definire una passione? No, sicuramente per quelli che vanno a caccia è vista in maniera diversa, ovviamente io non la penso così, per cui per me è una cosa che non si dovrebbe fare, però purtroppo si fa. Questo secondo te giustifica il fatto che vengano uccisi, visto che invece appunto, come dici tu, per i cacciatori invece è qualcosa di positivo, una passione, uno sport, no? Più che giustificare, bisogna ormai, tante cose non vanno bene, quasi si vengono accettate, diciamo. È vero. È dunque contraria o favorevole alla caccia? Favorevole. Come mai? Alla caccia no. Contraria. Ah, contraria. Sì. Come mai allora una mostra venatoria? Perché sono arrivata ieri sera, quindi stavo facendo un po' un giro. Un papagallino. Lei è contrario o favorevole alla caccia, signora? Contraria.
Come mai quindi è una mostra venatoria? Prego? Ha visto che vendevano gli uccelli che poi usano come richiami per ucciderne degli altri? Adesso il disegno, non ho mai saputo che i nervi sono. Io guardavo le Oh, salve,